A più tardi. Mezzo meccanico in movimento, in 9 dopo il ritiro di Socrate, la distanza del miglio, buoni 3 anni, Sumion bene bene proprio nelle ultime, il più gettonato al totalizzatore. 9 buoni 3 anni, seconda miglio del convegno. Mezzo meccanico che prende velocità. Galoppa, Sumion, si riprende ma perde il lancio, va via la macchina. C'è lotta alla chiusura, poi Super Regal nei confronti di Scandalo Font con allargo Sovrana Par in cerca di posizioni. Si va impiegata a completamento del lancio nell'ordine del 14-1, insiste il Bonde Vivo con il suo Font e i due alle prese al completamento della piegata. Rinviene Sumion, si va al completamento della stessa, passa dopo 400, Scandalo Font, ancora galoppa Sumion, 29-6, 400, e davanti alle tribune, tranquillo, Scandalo Font, a fare andatura. Si va dopo 600, a tabellone il favorito Sumion, 43-9 e addirittura i 600 iniziali, e cavalli che affrontano la piegata, per l'andatura più che buona, nessuna assenna una prima mossa, e lo Yankee Slide al comando, poi è Spring Brocca S che prende la via del largo. Un minuto è proprio un battito da parte del leader e la ideale Ruiz di Manine Dolci va a migliorarsi a coprire Super Regal. Cavalli di fronte, si va al chilometro in 1:15:09, 500 alla meta, al largo anche Sovrano Fass. Cavalli che affrontano la curva finale e in curva viene via deciso l'arrivo di Vincenzo Longo in terza ruota. 15-2, 1:31:01, 3/4 miglio, Spring Bock di galoppo, e così Sovrano impegna Scandalo Font, cerca spazio Super Regal ma per il momento non ce n'è, insiste Lomino ma interviene con azione redditizia al largo di tutti la Sovrana Par, e mi sa che la Sovrana è di nome di fatto. E il buon Giorgione d'Alessandro, anche lui in ottimo periodo, si afferma con quest'ennesima par, 6-1-5, 2-1-3, 1-15-8, migliora di corsa in corsa questa Yankee Slide con un Giorgione d'Alessandro veramente in un periodo notevole, pennella l'attesa alla finestra e piazza lo spunto giusto al momento giusto. Sovrana 17,66 la quota, linea alla regia.